Liberamente, la nuova trasmissione di radioattività alla scoperta dell'affascinante mondo della psicologia. Ogni giovedì alle 19, un viaggio tra i segreti della mente con la dottoressa Maria Bossa. Clicca mi piace su www.facebook.com/liberamenteradioattività e partecipa con le tue domande e curiosità. Libera la tua mente, tutti i giovedì alle 19, su Radioattività. Liberamente è offerto da City Green. Pensa, vivi, lavora green. In via Carducci 43 a Trieste, di fronte al mercato coperto. Mese di aprile, mese che liberamente la trasmissione di radioattività dedicata alla psicologia dedica al sonno, ai sogni e la mente. Buona serata da Guido Roberti, buona serata dalla dottoressa Maria Bossa, che naturalmente è in mia compagnia, che oggi inaugurerà questo modulo di trasmissione che ripeschiamo anche dalla scorsa stagione, in cui abbiamo già affrontato il tema dei sogni, grazie anche all'interpretazione della dottoressa Maria Bossa, l'interazione con voi ascoltatori sulla pagina Facebook Liberamente Radioattività. Oggi però affrontiamo nuove tematiche del mondo dei sogni, in particolare quali sono le componenti del sogno, gli ambienti onirici, i mezzi di trasporto, ma ci soffermeremo in particolare sui luoghi. Allora, Maria, torniamo a parlare di sogni. L'altro anno è stato molto stimolante, quest'anno lo sarà ancora di più. Ciao Guido e buonasera a tutti. Sì, sono molto felice di riprendere questo argomento, perché lo approfondiamo un po' anche per non trovarci dispersi e persi di fronte ai nostri sogni, perché molte volte i sogni sono la via maestra per arrivare a avere un contatto più profondo con noi stessi, anche con la società, con il mondo in cui viviamo. Allora, io inviterei un po' tutti a rivedere il nostro primo ciclo di trasmissioni su YouTube, così intanto vi fate un'idea di tutta la base, di tutta la struttura del sonno e del sogno, quali sono le differenze, che cosa è il sogno e perché si attiva il sogno. Intanto allora però adesso comincia la trasmissione sui sogni, per cui parliamo particolarmente dei sogni. Allora, dobbiamo considerare questo fondamentalmente, che i sogni sono fatti di tante cose misteriose, di un tempo senza tempo, cioè noi siamo bambini o siamo adulti. E nel nostro sogno entrano immagini fantastiche, simboliche, quindi un mondo simbolico. Nel nostro sogno entrano tracce del giorno precedente, di input che abbiamo avuto, per esempio televisivo o cinematografico, qualcosa che riguarda il nostro cognitivo, chiamiamolo così. E ha invece tracce molto antiche che semmai si ricollegano al mondo dell'infanzia o alla nostra storia personale. E poi nei nostri ci sono dei personaggi che sono un po' misto di tante cose, il passato, il presente. Quindi il sogno è molto molto particolare e poi ha delle caratteristiche ben definite che noi da questo momento incominciamo a conoscere e incominciamo un poco a decodificare. Io adesso non posso spiegarvi un po' tutto il significato di tutti i componenti del sogno, proprio di tutto quello che noi sogniamo, però vi posso dare in linea di massima delle linee principali. Poi vi invito a comprare un libro, di incominciare, insomma fate attenzione anche al libro che comprate, perché semmai questo non è una smorfia, la nostra interpretazione dei sogni non segue una interpretazione semplicistica, ma segue un'interpretazione che va sempre collegata a noi stessi. Ecco, fondamentale, ogni sogno va ricollegato alla nostra vita e al nostro mondo. E qui ancora, non voglio essere noiosa, ma vi voglio dare l'immagine di un affresco. Il sogno è come un grande affresco, un palcoscenico virtuale, nel quale noi piano piano, attraverso il superamento della prima immagine, scopriamo una seconda immagine, un po' come quelle immagini pubblicitarie che vediamo, dove da un'immagine se ne scopre un'altra dietro la prima, perché il sogno comunque ha un significato manifesto ma anche un significato latente che nasconde. Che cosa nasconde il sogno? Una rielaborazione della nostra psiche che in qualche modo parla a se stessa. Lo so che può sembrare magico o fantascientifica questa cosa, ma comunque il sogno è un dialogo con noi stessi. E allora cominciamo subito a parlare un pochino dei vari aspetti di un sogno. Infatti, per provare a catalogare così quelli che possono essere
una classificazione dei sogni, chiamiamola. Partiamo dalle atmosfere, per esempio dalla luminosità di un sogno. Posso essere in una stanza illuminata dal sole, ma posso anche trovarmi nella nebbia, all'ombra, posso trovarmi in un piano alto, posso trovarmi in una foresta. Quindi cominciamo con l'atmosfera e poi veniamo ai luoghi. Benissimo Guido, mi porti a nozze, perché io poi invito tutti, e io alla fine nell'ultima trasmissione darò proprio una specie di vademecum, una specie, come si può dire, di decalogo, un regolamento, ecco, diciamo. Un regolamento su come interpretare i propri sogni. Bisogna fare prima questo. Quindi prima cosa da fare ora appunto è vedere, come dici tu, in che atmosfera ci svegliamo. Il sogno ha un'atmosfera luminosa, solare, o ha un ambiente cupo e pericoloso, no? Oppure appunto grigio per noi in qualche modo. E poi i luoghi dove avvengono, perché anche il posto dove avviene è fondamentale. E allora cominciamo un pochino a guardarli, no? In qualche modo. Tu mi hai detto appunto l'atmosfera luminosa ci illumina, no? Ma le nebbie, quando facciamo un sogno nelle nebbie, per esempio, in quel momento il sogno ci vuol dare un messaggio. Molte volte, se noi sogniamo di essere in una nebbia e ci compare un personaggio che ci dice qualcosa, quel personaggio è la voce del sé superiore, del nostro inconscio, e in questo caso dobbiamo seguirlo. Comunque intanto incominciamo appunto a considerare in che ambiente ci svegliamo quando sogniamo, abbiamo detto, no? Può essere luminoso, in penombra, nell'ombra, può essere di notte, i sogni notturni sono sempre un po' cupi, no? Si riferiscono agli incubi, si riferiscono alle paure che noi abbiamo. I luoghi poi invece sono fondamentali, perché dove siamo? All'aperto o all'interno, per esempio? E se siamo all'aperto, in che spazi stiamo percorrendo? Siamo in città o siamo in un bosco, in una foresta? Intanto cominciamo dalla casa, per esempio, no? La casa è fondamentale. Noi abbiamo persone. Io sono una terapeuta e in analisi molte volte la casa si trasforma come si trasforma la psiche della persona. Quindi noi sogniamo delle volte la casa della nostra infanzia, delle volte sogniamo di essere in una nuova casa, a volte sogniamo di essere nella nostra casa attuale e a volte sogniamo di abbandonare la casa in cui viviamo e andiamo in un'altra casa. E tutto questo si riferisce a noi. La casa siamo noi, la nostra personalità, il nostro vissuto, i nostri aspetti proprio in qualche modo. Quindi se noi facciamo un sogno nella casa dell'infanzia, dobbiamo tenere presente che quel sogno si riferisce a quel periodo della nostra vita. Se facciamo un sogno nella nostra casa attuale, si riferisce alla nostra situazione attuale. Se sogniamo una nuova casa, vuol dire che noi ci aspettiamo qualcosa da noi, in qualcosa di nuovo, una nuova casa, non più la nostra identità, ma verso qualcosa di nuovo. Capita anche, soluzione a metà, come si dice in gergo, cioè capita anche a me sognare magari di essere nella mia casa, la casa che conosco, e la casa che conosco forse anche a memoria, ci andrei ad occhi chiusi anche nel sogno probabilmente, eppure trovo posti nuovi all'interno della casa. Magari il salotto è quello, ma c'è una nuova stanza, ci sono due nuove stanze. Cosa significa? Cosa vuol dire? Ah, guarda Guido, questo è una cosa interessantissima, perché è un sogno ricorrente. Moltissime persone sognano questo, no, molti, non dico tutti, però in alcuni momenti della nostra vita nei quali noi vogliamo scoprire dentro di noi nuovi orizzonti, aprirci verso nuove conoscenze, verso nuove situazioni, noi sogniamo di avere nella nostra casa nuove stanze. Entriamo dentro, a seconda di quello che troviamo in questa stanza, addirittura alcuni sognano di entrare in una stanza e di trovare un mare, un'atmosfera luminosa, di trovarsi all'aperto, no? Questo sicuramente è un segno di nuovi orizzonti, di nuove possibilità. Ma poi la casa va vista nei suoi particolari, per esempio la facciata, per esempio dici la facciata. Molte persone sognano una facciata antica, cadente, altre persone sognano un palazzo nuovo, modernissimo, altri sognano un grattacielo. Questo cosa vuol dire? La facciata rappresenta la nostra personalità esterna, la nostra vita sociale, quello che noi mostriamo agli altri, no? Quindi una facciata cadente antica vuol dire che noi non siamo in grado di presentarci all'altro in un modo attivo, positivo, no? Se la facciata è nuova, rinnovata, vuol dire che siamo sempre eleganti, ci rinnoviamo sempre, ci presentiamo in un modo sempre al top, no? In qualche modo noi abbiamo per esempio vari stili di persone, c'è quello più trascurato, quello più curato, no? Proprio nella propria identità sociale aperta.
Il terrazzo, per esempio, se noi sogniamo di essere sul terrazzo, il terrazzo ha un significato enorme, incredibile, di evoluzione, cioè se io sogno che vado sulla mia casa sul terrazzo, vuol dire che avrò delle evoluzioni anche nella mia vita da un punto di vista intellettuale, spirituale. La cantina, per esempio, la cantina della casa, io che sono un analista, molte volte mi trovo con sogni di miei pazienti che sognano di andare giù nella cantina, giù per esempio nei meandri degli ospedali, si scende giù e si va giù nelle caverne, no? E in genere rappresenta l'inconscio, rappresenta il nostro mondo arcaico. Vi interpreterò poi quando parleremo del corpo, un sogno caratteristico che non vi dico oggi, perché quindi quando noi sogniamo di andare in cantina, sogniamo di entrare nel nostro inconscio. Nella cantina si trovano i mostri, si trovano i personaggi strani e chi più ne ha più ne metta. Peccato, io speravo di trovare almeno un po' di buon vino, ma fa niente, insomma, quello lo troveremo anche allora sul tetto a questo punto. Andiamo in pausa, naturalmente finisce qui la prima parte di Liberamente, nella prima puntata dedicata al mondo del sonno e dei sogni. Torneremo perché pezzi di casa o luoghi delle nostre case ce ne sono ancora tanti, su pellettili, lo studio, le scale, insomma, ognuna di queste voci ha un suo significato. Restate con noi, li scopriremo assieme con la dottoressa Maria Bossa. Liberamente torna tra poco. Wow, scooter nuovo? Bello, eh? Ed è pure elettrico. Ma dai, chissà quanto ti sarà costato. Molto meno di quanto pensi. E poi spendo 50 centesimi per 100 chilometri, il bollo è gratis per 5 anni, l'assicurazione mi costa la metà e posso circolare nelle zone a traffico limitato. Bravo, e rispetti l'ambiente. L'ho preso da City Green, un nuovo negozio in via Carducci 43. Da City Green, bici elettriche, impianti fotovoltaici, illuminazione a LED e anche test drive e noleggio. City Green. Pensa, vivi, lavora green, in via Carducci 43 a Trieste, di fronte al mercato coperto. Radioattività. Liberamente, tutti i giovedì alle 19, su Radioattività. Ben ritrovati su Radio Attività, naturalmente la prima puntata di aprile, del mese di aprile. Si sta parlando dei sogni, si sta parlando di quella che è la nostra seconda vita quando gli occhi sono chiusi, non necessariamente perché a volte si sogna ad occhi aperti. però stiamo cercando di dare un ruolo a tutte le comparse dei nostri sogni, non necessariamente persone fisiche ma anche oggetti. Allora eravamo rimasti al terrazzo, al tetto, alla cantina, ma poi ci sono le scale, cioè, le camere, le cucine. Andiamo avanti, faccio una andiamo bella carrellata. Stanze, dai, andiamo alle stanze, Guido, che ogni stanza ha il suo significato, sembra incredibile. La cucina, per esempio, la cucina è il luogo dove noi cuciniamo, quindi dove mangiamo, dove offriamo e prendiamo il cibo, quindi attenzione se sogniamo di essere in cucina e con chi siamo. Poi c'è la camera da letto è fondamentale perché è legata ai sogni anche in relazione ai nostri genitori. La camera da letto dei nostri genitori, in molti sogni per esempio noi sogniamo di fermarci davanti alla camera da letto dei nostri genitori, o molte volte sogniamo di essere nel letto dei nostri genitori, no? Una memoria di quando eravamo piccoli, venivamo accolti nel letto dei nostri genitori, quindi la camera da letto, oppure la nostra camera da letto attuale, no? Chi c'è nella nostra camera da letto? Chi c'è nel nostro letto, per esempio? Quindi queste sono tutte interpretazioni che vanno ben viste, no? Ecco, sempre riferite poi a noi stessi. Quindi la camera da letto è fondamentale. Il soggiorno anche, perché il soggiorno è legato alla vita di relazione. Quindi molte volte noi sogniamo di accogliere persone nel soggiorno. Le finestre, addirittura pensate alle finestre. Se noi sogniamo di avere una finestra aperta o chiusa, attraverso le finestre molte volte entrano dei ladri, entrano dei pericoli, no? Quindi se noi sogniamo di essere in casa e nella nostra casa improvvisamente dalla finestra entra anche un insetto, anche un animale, vuol dire che in qualche modo ci sentiamo in pericolo, è la nostra psiche che viene attaccata da questi personaggi, la nostra individualità che viene attaccata da questi personaggi che entrano nel nostro sogno, da queste cose che arrivano al nostro sogno. Lo studio è il luogo dello studio, della ricerca, quindi se sogniamo di essere in uno studio,
siamo in un momento di riflessione. Abbiamo visto le scale, Guido mi ha chiesto prima delle scale. Le scale hanno un significato completamente diverso, lo vedremo bene nella prossima puntata, nelle azioni, nei movimenti che noi facciamo. Salire vuol dire una cosa, scendere vuol dire un'altra. E scendere le scale può rappresentare paura molte volte, salire le scale può rappresentare evoluzione. Le scale tra un piano e l'altro della casa rappresenta un collegamento tra le varie parti della nostra personalità. E quindi vanno visti un po' tutti gli aspetti, tutti i movimenti del sogno. Molte volte si sogna di andare in soffitta, di salire in soffitta, di incontrare qualcuno in soffitta. Avremo poi dei sogni dove troviamo delle cose in soffitta. La soffitta è legata alla memoria della nostra famiglia, alla memoria dei nostri antenati, e molte volte nei sogni noi scopriamo di andare in soffitta e di trovare dei gioielli in soffitta. Questo è un sogno bellissimo, perché noi ci ricongiungiamo ai doni, alla tradizione della nostra famiglia, quello che la nostra famiglia ci ha lasciato come forza, come possibilità di evoluzione e di trasmissione della, come abbiamo detto tante volte, dell'anima della famiglia, no? E poi adesso, cambiando completamente argomento, andiamo fuori, usciamo dalla casa, no? Foresta, mare, montagna, prati, fiumi. Che cosa vogliono dire tutte questi luoghi nel nostro mondo interno? Allora, cominciamo dalla foresta? Che la foresta poi è il luogo delle fiabe. Pensate un po', tutte le favole si sviluppano sempre nella foresta: Cappuccetto Rosso, Hansel e Gretel, Guido, la foresta. La foresta rappresenta il nostro inconscio, il mistero, no? E l'uomo viveva nella foresta una volta. Povero uomo di Cro-Magnon, dentro di noi c'è l'uomo che si trova nella foresta, nudo, disperato, che percorre questa foresta e si trova in confronto con se stesso, e quello che ci accade nella foresta è importante, perché è il collegamento con l'inconscio. Ricordiamo sempre che il nostro io ci dice delle cose. Quindi, a seconda di come viviamo l'essere nella foresta o dei personaggi che incontriamo nella foresta, è un collegamento con dei messaggi che ci lascia la nostra memoria inconscia, quella che ha a che vedere con le nostre paure, col mondo arcaico. È diverso se sogniamo di correre nella foresta o se sogniamo di trovare un fiorellino nella foresta, no? O i personaggi della foresta. Che dire della montagna, per esempio, no? La montagna è un altro sogno importantissimo. Allora, pensiamo alle montagne, alle grandi montagne. Pensiamo a come l'uomo, e che poi si lega moltissimo al simbolismo che affronteremo poi nelle altre puntate, no? Che cosa vuol dire la montagna per l'uomo? La montagna vuol dire evoluzione, salire su in alto, in cima. La montagna ci permette di guardare sotto. E quando noi andiamo sulla montagna, per quelli che hanno fatto alpinismo, si rendono conto del potere, dello sforzo che facciamo nell'andare su in montagna, della pace e dell'immensità, di quel senso di immenso che ci raggiunge quando guardiamo le valli sotto di noi. Quindi la montagna, poi la montagna è collegata simbolicamente al padre, collegandosi poi all'evoluzione, alla nostra crescita professionale, alla nostra riuscita nella vita. Questo lo vedremo successivamente. Pensate che ora vi racconterò il sogno di una mia paziente che finalmente alla fine stava per laurearsi e stava raggiungendo, dopo molti anni di sforzo, questa sua affermazione professionale, la laurea. A un certo punto lei sognò, ancora prima di laurearsi un pochino, quando aveva ancora difficoltà a preparare la tesi, sognò di percorrere un sentiero, di trovarsi in una grande raduna in un prato e di vedere di fronte a lei una poderosa montagna che cominciò a scalare, arrivò alla sommità della montagna, e io le dissi: guarda, non preoccuparti, sei arrivata e riuscirai a laurearti. E infatti poi subito dopo si sbloccò questi suoi blocchi che l'aveva rispetto alla sua forza, per la sua affermazione, e si laureò. Ecco, questi sono anche i sogni, ci danno dei messaggi, no? Ci indicano dentro di noi che cosa stiamo vivendo. Il mare, per esempio, passiamo dalla montagna al mare. Il mare è il nostro brodo
biologico, cioè la vita umana si è formata nel mare. Inizialmente i primi collegamenti di aminoacidi si sono formati nel mare, la vita si è creata nel mare, e quindi in qualche modo il mare è collegato alla madre, alla rigenerazione, all'inconscio, all'energia, tutto quello che ci può venire dalla forza dell'acqua in movimento, dell'energia che si muove dalle onde. E quindi a seconda di come sogniamo il mare, possiamo più o meno capire quello che stiamo vivendo, no? Il mare, quanto alle montagne, poi sono collegati gli animali, ma questo forse lo svilupperemo più avanti. Sì, perché nel mare, per esempio, c'è il classico sogno dello squalo nel mare, della balena nel mare. Quasi tutti noi abbiamo sognato un grande animale che ci sfiora quando siamo nelle acque, e da qui viene poi la favola di Pinocchio, la balena, che è la cosiddetta un animale salvifico, perché poi Geppetto viene mangiato dalla balena, però nella balena trova la sua casetta, si mette lì, eccetera eccetera, no? Quindi invece ci può essere anche lo squalo, che è una, e poi c'è la madre, la balena divorante, che può rappresentare un'idea di una madre aggressiva che può farci del male, no? Quindi nel mare, nell'inconscio, che poi rappresenta il mare, rappresenta la nostra forza, il nostro benessere. Se sogniamo un mare tranquillo, è completamente diverso se sogniamo uno tsunami. Moltissime volte molti di noi sognano lo tsunami che arriva, l'onda pericolosa che viene da lontano e si ferma a pochi metri da noi, e questo è un sogno ricorrente proprio. Molte volte rappresenta, e per noi è un grande messaggio, attenti a questo sogno, perché rappresenta la nostra psiche, che il nostro malessere inconscio che ci viene incontro ci può sommergere, però si ferma. Quindi in qualche modo sono dei messaggi di attenzione rispetto al nostro mondo emotivo, alle emozioni, e a seconda se l'acqua ci raggiunge o ci sommerge, oppure se noi alla fine si ferma a un metro di distanza, siamo più o meno padroni delle nostre forze inconsce, no? Sorridevo perché capita questa sensazione, questa metaforicamente, a me con gli animali. Io spesso sono inseguito da qualche bestia strana, ma non mi becca, non mi raggiunge, praticamente mai, forse mai. Guarderemo gli animali, che quando faremo la trasmissione sugli animali proprio, sono i tuoi istinti, i tuoi simboli che ti inseguono, dai quali però tu stai bene alla larga, ti sai ben difendere, ed è giusto così. L'importante è che tu, sarebbe bello che riuscissi a confrontarti. Io ti auguro di fare un sogno prima o poi nel quale tu ti giri, guardi il leone, la tigre, indifferente chi per esso, lo guardi e dici: che vuoi dirmi, che sei nella mia vita, che rappresenti? Ma questo lo vedremo nella trasmissione sugli animali, sarà molto interessante. Il tempo a nostra disposizione volge alla conclusione. Peraltro, vabbè, cerchiamo di crescere tutti assieme, allora, non solo io ma anche chi con noi collabora alla trasmissione, e di conseguenza anche per noi è motivo di stimolo e di crescita. Proverò a fare questo esercizio, mi sforzerò e vedremo se riuscirà questa battaglia anche di sguardi con l'animale nei miei sogni. Però prima di chiudere, perché nella prossima puntata parleremo del movimento, come ci muoviamo, anche perché capita a volte di camminare nell'aria, capita di volare, capita di precipitare e non avere un fondo. Continueremo a vedere i nostri movimenti nello spazio che ci circonda, approfondendo poi questi concetti che ho portato adesso, concetti del deserto, dell'isola, della caverna. Andremo avanti Guido, sicuramente. Molto interessante per tutti noi. Appuntamento in replica con Liberamente, naturalmente sabato mattina a partire dalle ore 9, facebook.com/liberamenteradioattività per interagire con noi attraverso i social network. Per chi volesse rivedere e riascoltare più che altro tutte le puntate sui sogni, ricordate, vi raccomandiamo di andare su YouTube, vi raccomandiamo di andare a risentire le prime trasmissioni. Scusa Guido, ti ho interrotto, ma siamo insieme qua. Hai fatto benissimo, anche perché proprio dalla pagina Facebook trovate i link alla playlist sull'argomento sogni della passata stagione, utile per avere l'ABC per affrontare questo nuovo modulo che tratteremo nel mese di aprile qui su Radioattività, con me Guido Roberti, ma soprattutto con la dottoressa Maria Bossa. Sempre insieme tutti insieme. Alla prossima puntata e grazie a tutti voi. Liberamente, la nuova trasmissione di Radioattività alla scoperta dell'affascinante mondo della psicologia. Ogni giovedì alle 19, un viaggio tra i segreti della mente con la dottoressa Maria Bossa.
clicca mi piace su www.facebook.com/liberamenteradioattività e partecipa con le tue domande e curiosità. Libera la tua mente tutti i giovedì alle 19 su Radioattività. Liberamente è offerto da City Green. Pensa, vivi, lavora green. In via Carducci 43 a Trieste, di fronte al mercato coperto.